Catania per allungare la sua striscia positiva, sognando la vetta, la sicula per ritrovare la vittoria e allontanarsi dai guai. Al Massimino, che è la casa dei rossazzurri, ma che dalla settimana scorsa e per i prossimi 3 mesi sarà anche la casa della sicula. Il derby di sabato è pieno di significati già prima di cominciare. Lo è, certamente, per il Catania, che vuol far valere la sua forza anche nei derby per legittimare le ambizioni di promozione. Le 6 vittorie consecutive fanno già parte del passato. La squadra guarda sempre e solo avanti, nello spirito del suo tecnico Lucarelli e nella logica di una corsa lunghissima e difficile, come dimostra l'andamento del Lecce. Sarà così fino a fine campionato. Mai voltarsi è una regola. Bisogna continuare a raccogliere punti senza guardare la classifica e senza cullarsi sugli allori. Virtualmente i rossazzurri sono già primi, hanno un punto da recuperare sul Lecce, ma anche una partita in meno. Ma quella partita devono comunque vincerla, e insieme a quella devono vincere anche le altre. E non sarà facile, perché ci sono molte squadre pericolose anche tra le cosiddette piccole di questa Serie C. Come la sicula, che al di là dei risultati, non sempre positivi, ha fatto soffrire ogni avversario e ce la metterà tutta per far soffrire anche il Catania. A proposito di risultati, non è stato omologato quello del match che la squadra di Rigoli ha giocato sabato con la Juve Stabia, un atto dovuto considerato che la sicula ha preannunciato ricorso. C'è la vicenda del rigore in sospeso. Bollino lo ha battuto per Arcidiacono, come Messi fece con Neymar, solo che Arcidiacono era già in area e l'arbitro ha annullato il gol assegnando una punizione alla Juve Stabia. Ha scelto la soluzione più condivisa del momento. Il regolamento però sull'argomento non è chiarissimo e non è da escludere un colpo di scena.